prospettiva di un parallelepipedo poggiato sul geometrale. Anche in questo caso il parallelepipedo è ruotato di un angolo qualunque rispetto al piano verticale, al quadro. E dunque procederemo con il metodo della prospettiva accidentale. Le misure del parallelepipedo sono 6 cm per 3,5 per quanto riguarda la base, quindi scriviamo per l'altezza che potrebbe essere di 10 cm. Le misure sono in centimetri. Abbiamo già predisposto il disegno del geometrale con la base del parallelepipedo, i cui vertici sono A, B, C e D, ma ci sono anche le lettere E, F, G, H. Che cosa sono queste lettere? Sono le lettere della base superiore del parallelepipedo, i cui punti, i cui vertici coincidono perfettamente con i vertici della base inferiore, quindi A coincide con E, D con H e così via. Abbiamo supposto questa posizione del punto di vista. Ricordiamoci che per evitare aberrazioni, cioè deformazione della prospettiva, la distanza deve essere almeno una volta e mezzo la diagonale dell'oggetto, e quindi 7 cm, qui abbiamo una distanza di 11 cm, siamo in regola. Abbiamo anche disegnato il cerchio delle distanze, quindi distanza destra, distanza sinistra. Questo è l'asse ottico e, conducendo dal punto di vista le parallele ai lati della base del parallelepipedo, abbiamo individuato i punti di fuga F1, che è il punto di fuga delle linee che hanno questa direzione. Si parla di linee che sono inclinate di un angolo qualunque rispetto al quadro, ma sono poggiate sul geometrale o parallele al geometrale. E quindi questo è il punto di fuga F2 di queste linee. Per procedere al disegno della prospettiva accidentale esistono vari metodi. Quello forse più rapido consiste nel prolungare i lati della base del parallelepipedo fino a incontrare la linea di terra. E dunque mettere in prospettiva queste rette così ottenute. Anche in questo caso abbiamo un punto che fuoriesce dal foglio, abbiamo bisogno di una giunta. Ecco, abbiamo individuato i punti 1, 2, 3 e 4. Le distanze dal punto di terra di questi punti le riportiamo in questa tabella. Il punto 1 dista 5,3 cm dal punto di terra. Il punto 2 1,3 cm. Possiamo quindi passare al disegno della prospettiva. Anche in questo caso abbiamo già predisposto lo schema del quadro con linea di terra, linea di orizzonte, asse ottico ribaltato sul quadro, cerchio delle distanze. Abbiamo già riportato i punti di fuga F1 ed F2 sulla linea di orizzonte e dobbiamo ora riportare questi punti qui, 1, 2, 3 e 4, sulla linea di terra. Dunque riportiamo il punto 1, 5,3 cm. Dal punto di terra. Il punto 2 1,3 cm, ma si trova a destra del punto di terra, come anche i punti 3 e 4, quindi 1,3.
il punto 3 è a 4,4 cm, mentre il punto 4 è a 12,5 e quindi dobbiamo prolungare un po' il foglio. Quindi abbiamo detto 12,5 cm. Questo è il punto 4. Allora, mettiamo in prospettiva le linee che partono dai punti 1, 2, 3, 4. Cominciamo dalle linee che possiamo chiamare 1 e 2, dai punti da cui esse partono. Queste linee vanno in fuga nel punto F2. Quindi, dal punto 1 conduciamo una linea che va nel punto F2 e così anche dal punto 2. Le linee che partono da 3 e da 4 vanno in fuga in F1 e quindi qui abbiamo bisogno della riga. Allora vediamo che abbiamo già ottenuto il disegno della base del parallelepipedo. Il punto A è l'intersezione delle linee che partono da 1 e da 3. Dunque, linea che parte da 1, linea che parte da 3, questo è il punto A. Il punto D è intersezione delle linee da 1 e da 4, quindi 1 e 4, questo è il punto D. Il punto B, intersezione delle linee che partono da 2 e da 3, 2 e 3, questo è il punto B e quindi questo sarà il punto C. Bene, abbiamo disegnato in prospettiva la base del parallelepipedo e ora disegniamo gli spigoli laterali e la base superiore. Abbiamo detto che l'altezza del parallelepipedo è 10 cm. Tracciamo dai vertici ABCD delle linee di lunghezza arbitraria. Ma come facciamo a determinare le altezze in prospettiva degli spigoli verticali del parallelepipedo? Abbiamo visto a proposito della prospettiva della piramide che tutti gli oggetti, le linee, i segmenti che si trovano sul quadro, immaginiamo il quadro come un piano di vetro, bene, tutto ciò che è sul quadro ha le sue dimensioni reali, quindi un segmento che è lungo per esempio 10 cm sul quadro è lungo 10 cm se è a contatto con il quadro. Quindi se questo è il quadro e questo è il segmento, se il segmento è poggiato sul quadro, la sua lunghezza reale coincide con quella che noi misuriamo sul quadro. Man mano che l'oggetto si allontana dal quadro, si rimpicciolisce. Allora, supponiamo che questo cartoncino sia il quadro. Questo è un segmento che vogliamo disegnare in prospettiva. Se il segmento è a contatto con il quadro ed è per esempio alto 10 cm, la sua immagine sul quadro è quella proprio del segmento lungo 10 cm. Ma se lo allontaniamo, l'immagine che noi riceviamo di questo segmento proiettata sul quadro si rimpicciolisce. E allora immaginiamo una linea che parta dalla base del segmento, che è questa linea qui, e un'altra linea che si trovi sull'estremo superiore del segmento. Le due linee sono perfettamente parallele. Ora, noi abbiamo visto nel video sulle basi teoriche della prospettiva che due linee parallele, ed è l'esempio dei binari del treno, vanno in fuga in un punto che è a distanza infinita. Convergono verso uno stesso punto di fuga che è a distanza infinita, che si chiama anche punto improprio delle rette, improprio perché non è un punto reale della retta, ma è un punto che si trova
a distanza infinita e quindi in un certo senso è un punto non reale, in quanto all'infinito. Bene, se il nostro segmento, la nostra matitina, è sul quadro, l'altezza che noi disegniamo di questa matita sul quadro è 10 cm. Man mano che si allontana dal quadro, le due linee, quella inferiore e quella superiore, convergono verso il punto di fuga, si avvicinano sempre più e quindi l'immagine di questa matita, ovvero di questo segmento, tenderà a diminuire finché, se ci troviamo a una distanza infinita, l'oggetto scompare, cioè avrà un'altezza pari a zero. Bene, consideriamo questa linea qui ad esempio. È la linea che parte dall'estremo inferiore del nostro segmento. E allora disegniamo dal punto 1 il nostro segmento che poggia sul quadro e che è alto 10 cm. Ecco, questa è l'altezza del nostro segmento. Possiamo chiamare questo punto 1'. Quindi, per intenderci, questa linea rossa che noi vediamo è questa qui. Il segmento alto 10 cm è questo. Dobbiamo disegnare in prospettiva una linea che sia parallela a questa e che però parta dall'estremo superiore, cioè dalla punta della nostra matita. E allora questa linea qual è? Parte dall'estremo superiore del segmento, e cioè della matitina, va in fuga nello stesso punto in cui va in fuga questa linea qui, cioè la linea inferiore, e quindi va in fuga qui. Bene, abbiamo intercettato sull'altezza che parte da A questo punto. Questo punto è lo spigolo superiore della base superiore del parallelepipedo, lo spigolo E. Quindi questo è il primo spigolo che abbiamo disegnato in prospettiva del parallelepipedo. Quindi noi abbiamo le due linee parallele, la linea inferiore che è questa, la linea superiore che è questa e che, essendo parallele, vanno in fuga nello stesso punto, che nel nostro caso è F2. Abbiamo spostato un po' più indietro il nostro segmento, quindi la matitina, e avendolo spostato rispetto al quadro che è qui, si riduce di dimensione. La dimensione è questa qui. Se questo è il punto E, quest'altro punto qui sarà il punto H, cioè l'altro vertice della base superiore del parallelepipedo. Quindi abbiamo disegnato il segmento EH parallelo al segmento AD. Ora guardiamo un po' il lato AB della base inferiore. La base superiore avrà un lato parallelo a questo. Le linee parallele vanno in fuga nello stesso punto. Se la linea che contiene il lato AB va in fuga in F1, il lato superiore del parallelepipedo, parallelo al lato AB, deve andare in fuga nello stesso punto. E dunque dobbiamo unire il punto E col punto F1. Ecco, questo è il lato superiore della base superiore parallelo al corrispondente lato della base inferiore. E quindi questo è il punto F. Il lato della base superiore parallelo al lato BC parte dal punto F, essendo parallelo a BC, va in fuga dove va questa linea che contiene il lato BC, e cioè va in fuga in F2. Quindi questo è il lato della base superiore corrispondente al lato BC della base inferiore. Quindi questo sarà il punto G. E allora ci resta da disegnare il lato parallelo al lato CD, però della base superiore. Ma i lati li abbiamo già, gli spigoli li abbiamo già, sono G ed H, li possiamo unire. E se il disegno è corretto, questa linea, questo lato, si trova sulla linea che va in fuga in F1. E il disegno è corretto. Abbiamo dunque disegnato il nostro parallelepipedo. Si tratta però di evidenziarlo ricalcando le linee che lo contornano.
Ecco, come al solito abbiamo tratteggiato gli spigoli retrostanti che sono nascosti dalla massa, dal volume del parapipedo. Ci fermiamo qui e dunque buon lavoro!